Benvenuti al telegiornale Lingua dei Segni, lunedì 8 marzo. In Sardegna continuano gli sbarchi di tir pieni di amianto, realtà che non ha lasciato indifferenti associazioni e istituzioni. È da tanti anni che rifiuti contenenti amianto vengono conferiti nelle discariche presenti in Sardegna. Altrettanto vero che da tanti anni dalla Sardegna partano rifiuti contenenti amianto verso regioni della penisola e anche verso regioni europee, ha affermato il presidente dell'associazione Ex Esposti Amianto, Gianpaolo Lilliu. In un'isola in cui sono ormai all'ordine del giorno le manifestazioni di protesta per dire no all'arrivo delle scorie nucleari, stupisce l'immobilismo della regione di fronte all'arrivo di un enorme carico di amianto proveniente dal nord Italia. È destinato a essere interrato nelle discariche sarde, tra Gonnesa e Carbonia, ha affermato il consigliere regionale Alessandro Solinas. La Polizia di Stato e la Questura di Oristano, come ogni anno, partecipano alle celebrazioni dell'8 marzo, Festa della Donna. Il contributo delle donne nella Polizia di Stato è stato sempre molto importante, fin dalla sua istituzione. Oggi le donne poliziotte sono oltre 15.000 e ricoprono ogni qualifica, dall'agente al dirigente generale di pubblica sicurezza, e sono impiegate in ogni settore e specialità per servire al meglio la comunità. Quest'anno, inoltre, è stata nominata quale vice capo della polizia il prefetto Maria Luisa Pellizzari. Anche Oristano, in occasione di questa giornata, il questore Giuseppe Giardina ha voluto omaggiare di un mazzo di fiori e mimose tutte le donne della Polizia di Stato della provincia, come segno di gratitudine e di affetto per l'importante lavoro svolto quotidianamente. Martedì 9 marzo. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Commissione Comunale di Cavras per l'equità tra i generi e le pari opportunità ha approvato all'unanimità la Carta dei diritti della bambina. Si tratta di un documento fondamentale che rappresenta il punto di partenza per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita, ha dichiarato la presidente della Commissione e assessore alle politiche sociali, Laura Celletti. Siamo fermamente convinti che l'adozione della Carta costituisca un sostanziale passo avanti a garanzia del genere femminile. La donna, ma prima ancora la bambina, deve essere aiutata, protetta e formata, in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione. Si va verso una proroga dello stato di emergenza nell'isola, legato alla pandemia. Oggi l'assessore dell'ambiente Gianni Lampis ha proposto altri 12 mesi, così da coprire l'andamento della campagna vaccinale. La proroga è contenuta in un disegno di legge relativo ad azioni di contrasto del rischio sanitario e che definisce in modo più preciso il ruolo del Presidente della Regione come organo di vertice della protezione civile regionale e, ancora, differenzia le funzioni della Sala Operativa Integrata della Protezione Civile Regionale da quella unificata e permanente, che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo di elevato pericolo di incendi boschivi. Il testo, comunque, non è stato ancora approvato dal Parlamento. Mercoledì 10 marzo.
anche a Marruvio prenderà corpo il progetto sperimentale Vita Indipendente. L'obiettivo è quello di favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione della persona con disabilità attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. Il piano di lavoro, si legge in una nota pubblicata sul sito dell'ente, prevede la realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi finalizzati a facilitare il distacco, anche temporaneo, dal proprio nucleo familiare e accompagnare il percorso di autonomia abitativa. Promuovere l'inclusione socio-lavorativa valorizzando il proprio capitale umano e sociale. Infine, sensibilizzare la comunità e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità alla vita di comunità. In questi giorni sono state avviate le procedure per il rinnovo della consulta dei giovani. È stata istituita una decina di anni fa su iniziativa del Consiglio Comunale e da subito ha dimostrato di essere un organismo particolarmente attivo, dinamico e assolutamente prezioso per la città e per le politiche comunali, ha sostenuto il sindaco Andrea Luzzu. È nata per essere un organismo capace di dare spazio a tutti i giovani che desiderino essere protagonisti delle scelte della loro città, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, ha aggiunto l'assessore Maria Bonaria Zedda. Per le amministrazioni che si sono succedute, la consulta si è sempre rivelata un prezioso alleato, ma anche un continuo stimolo a concretizzare idee, suggerimenti e progetti provenienti dagli stessi giovani. Tra questi, anche il progetto per lo skate park, che stiamo realizzando a Sarrodia, nell'area dello spazio giovani. Giovedì 12 marzo. Mercoledì 10 marzo si è svolta presso la prefettura di Oristano una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Due le tematiche affrontate: la pesca abusiva e gli assembramenti nelle vie centrali della città di Eleonora. Nel comunicato diffuso dalla prefettura si apprende che saranno intensificati i controlli atti a garantire il divieto di pesca del riccio di mare nell'area marina protetta Penisola del Sinis da parte di pescatori di frodo anche provenienti da altri territori provinciali, sia a mare che a terra, con la partecipazione delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Secondo tema discusso, gli assembramenti nel fine settimana. Occhi puntati sui ragazzi che nel weekend si riversano nel centro di Oristano, spesso provenienti da paesi limitrofi, talvolta in stato di alterazione psicofisica. Inoltre, saranno intensificati i servizi di controllo da parte delle forze dell'ordine. Con un progetto da 230.000 euro, il Comune di Oristano interverrà per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana. I lavori partiranno nei prossimi giorni e saranno realizzati dall'impresa Serci di Guspini. Si interverrà sulle pavimentazioni stradali, sui marciapiedi, sui sistemi di raccolta delle acque e della segnaletica. Con questo progetto focalizziamo l'attenzione sulle vie che risultano piuttosto fatiscenti a causa di diversi fattori, da ricercarsi soprattutto nella vetustà del tappeto stradale e dal susseguirsi di diversi tagli stradali, ad esempio per la realizzazione di infrastrutture, rete idrica, rete del gas, fibra ottica. Hanno dichiarato il sindaco Andrea Luzzu e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Pinna. Venerdì 12 marzo.
Nei prossimi giorni, i pazienti che si rivolgeranno ai laboratori privati convenzionati con l'Azienda per la tutela della salute, ATS Sardegna, benché siano in regime di esenzione ticket, saranno costretti a sostenere in toto la spesa a proprio carico. Oppure dovranno attendere le liste di attesa dei laboratori delle strutture pubbliche per poter usufruire del servizio sanitario di analisi cliniche, considerato che tutti si riverseranno su quest'ultime. Per cercare di scongiurare questa situazione, il consigliere regionale Emanuele Cera evidenzia che il Consiglio regionale ha stanziato nella finanziaria regionale 2021 le risorse necessarie per ampliare il budget destinato alla sanità e quindi anche ai laboratori privati convenzionati con ATS Sardegna per garantire le analisi mediche in regime di esenzione. Per questo motivo è stato sollecitato l'immediato intervento dell'assessore alla sanità Mario Nieddu e del commissario straordinario dell'ATS Sardegna Massimo Temussi, affinché vengano tempestivamente rinnovati i contratti in scadenza il prossimo 31 marzo. È tutto, grazie, arrivederci.